attraverso, voi dite questo sostanzialmente, diventa una responsabilità quasi personale dei poliziotti, delle questure. La vivete in questo modo? Buongiorno a tutti. È una problematica che noi da tempo stiamo cercando di evidenziare perché oltre ad essere un problema di fatto sociale, perché quello è, poi diventa un problema di responsabilità professionale che per noi, voglio dire, in qualche modo deve essere assolutamente ricalibrato. Di fatto, come dicevo, il problema è un fenomeno sociale che interessa tutto il nostro paese, perché in questo contesto storico particolare l'arrivo di immigrati è ovviamente all'ordine del giorno. In più c'è questo fenomeno dei minori, che molto spesso sono mandati, come si può dire, tra virgolette, in avanscoperta sul territorio, alla ricerca poi di creare anche una strada nei confronti anche di altri. Quindi questo è un problema sociale che infatti la normativa, devo dire, è molto attenta sull'argomento perché di fatto ha coinvolto sul territorio proprio chi governa il territorio. Infatti, per quanto riguarda le competenze della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine in generale, sono quindi prettamente competenze di polizia. Il nostro compito è quello dell'identificazione dal momento in cui arrivano sul territorio. Dopodiché devono essere consegnate a chi di competenza deve, tra virgolette, accudire e gestire questi ragazzi. E in questo caso, a seconda appunto della normativa vigente che viene applicata anche sul nostro territorio comunale, appunto è la competenza è del comune che deve gestire attraverso dei luoghi di accoglienza questi ragazzi. È chiaro che questi ragazzi molto spesso hanno dei comportamenti inadeguati, e questo è un dato oggettivo. E il problema qual è? Quello della gestione di questi ragazzi. E dal momento in cui il comune, attraverso i suoi centri, non riesce ad accudirli, allora qua è un problema che va affrontato nel modo giusto, ovvero ricalibrando le risorse che sono state investite, trovando magari nuovi spazi, chiedendo anche aiuto tramite la prefettura, a chi di competenza. Invece, molto molto spesso questi ragazzi ce li ritroviamo di nuovo davanti al portone della questura. Questo significa che vengono in qualche modo lasciati di nuovo sul territorio, perché magari vengono sostituiti da altri, perché è chiaro, non dimentichiamoci che ogni ragazzo che viene preso in carico, l'amministrazione ha ovviamente un'entrata economica per gestire questi ragazzi. E noi ce li ritroviamo davanti al portone perché evidentemente non vengono ricollocati da chi di competenza in altri centri. E questo per noi diventa un problema, intanto perché si deve ricominciare una pratica che non dovremmo iniziarla, perché dal momento in cui sono stati identificati una volta, ripeto, il nostro compito dovrebbe essere finito. E noi molto spesso dobbiamo tenerceli in questura. E questo non va bene, non va bene nel modo più assoluto perché in questura non ci sono locali ovviamente adatti a questo tipo di situazione, dobbiamo accoglierli e molto spesso dobbiamo prenderli magari noi delle vivande, delle bevande per cercare in qualche modo di dargli un supporto e poi noi abbiamo a che fare con situazioni particolari. Dove dovrebbero andare questi ragazzi secondo i protocolli? Perché poi tra il dire e il fare, ovviamente, quale sarebbe la destinazione di questi ragazzi? Ma è chiaro, la norma prevede che il comune deve attivare delle procedure per dei centri di accoglienza che sono a carico del comune. Poi io ripeto, se c'è un problema politico dovuto al fatto che non ci sono investimenti, non si è investito in modo adeguato, oppure se c'è un problema politico che il comune deve poi rivolgersi al Ministero dell'Interno, che poi voglio dire, è il dipartimento che poi dà le indicazioni attraverso le prefetture, perché qua c'è un problema di protezione civile di fatto alla fine, perché nei luoghi dove il comune non riesce a gestire queste situazioni, è chiaro, poi in ultima istanza entra in campo addirittura la protezione civile. Ora, noi non vogliamo dire che Genova addirittura non sia in grado di svolgere questo compito, perché deve assumersi le proprie responsabilità, come vuole dire, sì, siamo in grado di gestirlo bene, no, non siamo in grado, deve sollevare il problema presso, gli enti di competenza. Non è pensabile
che questi ragazzi poi vengono ributtati sul territorio, poi sappiamo che molto spesso delinquono, perché ci sono situazioni, infatti a San Pier d'Arena, come ben sapete, è stato coinvolto il prefetto in prima persona dal municipio, perché c'è questo problema che è stato sollevato dai commercianti da San Pier d'Arena, perché ci sono molto spesso comportamenti diciamo ovviamente inaccettabili da parte di questi ragazzi, che creano dei problemi, e allora lì diventa un problema di ordine e sicurezza pubblica, e a quel punto sì che dobbiamo entrare in campo noi, perché ovviamente siamo quei deputati a garantire la sicurezza. Ma ci arriviamo, ecco, per chiudere Traverso, io vorrei capire se questi ragazzi costituiscono un pericolo per sé e per gli altri, cioè se questi comportamenti sono, come dire, quelli di ragazzi come li possiamo immaginare, magari ovviamente senza una guida e quindi un po' liberi di fare quel che vogliono per le strade, o se invece possono costituire un rischio vero di criminalità, di microcriminalità, di bande o cose simili. Ma ovviamente il problema c'è, esiste ed è concreto, anche perché loro poi diventano ad essere facile preda di quelli che poi hanno interesse fare in modo che il loro diciamo operato vada al loro uso e consumo. Non dimentichiamoci che la criminalità organizzata sul nostro territorio è presente, e come, ma ovviamente in modo invisibile, perché utilizza molto spesso questi anelli deboli della catena, che sono anche i minori. Quindi il problema è, ripeto, prima di tutto di integrazione. Poi è chiaro che se non si riescono a integrare attraverso quello che è la norma, è chiaro che poi diventa un problema di sicurezza, perché, ripeto, dietro a questi ragazzi molto spesso c'è chi vuole che delinquano, e a volte sono anche ragazzi che dicono di essere minorenni, a volte non lo sono neanche minorenni. Quindi c'è un problema anche di gestione molto attenta della situazione. Quello che noi diciamo però è che non può ricadere sulle forze dell'ordine delle competenze che sono, diciamo, di tipo sociale, e deve essere affrontati in quel senso. Ripeto, se non ci sono le condizioni, bisogna che attraverso la prefettura il comune abbia come dire, no, tra virgolette, no, il coraggio di dire: abbiamo una difficoltà, affrontiamola, ma non scarichiamola nei confronti delle forze dell'ordine, perché, ripeto, noi non accettiamo rischi professionali di questo tipo, perché dentro la questura non è pensabile che possano dormire dei ragazzini dentro la questura, perché non ci sono le condizioni, e quello non è il luogo adatto.